anche Stella. Allora, oggi siamo qua perché oggi è la seduta finale e quindi il Consiglio Comunale deve deliberare in merito al quesito referendario. Purtroppo su come delibererà è già chiaro, l'ordine del giorno, anzi del PD, dice che tutto continuerà come prima. Noi riteniamo che questo sia un vulnus gravissimo per la democrazia di questa città, perché già in un momento in cui lo scollamento fra i cittadini e i propri rappresentanti e massima, secondo noi questa scelta non farà che acuire la sensazione di lontananza del palazzo dalla città. E questi nostri amministratori non sono stati in grado, non hanno voluto dare un segnale di ascolto, di attenzione e anche un'assunzione di responsabilità rispetto a quello che hanno chiesto il 59% dei cittadini, quindi di trasferire il milione di euro dalla scuola paritaria privata alla scuola pubblica, aprendo nuove sezioni di scuola pubblica e dando un segnale di reinvestimento sulle scuole dell'infanzia comunali. Prendiamo atto che c'è una politica che non ha voluto ascoltare un percorso democratico e partecipato. L'ultima cosa che diciamo è che continueremo la nostra battaglia per la scuola pubblica, ci ridaremo appuntamento a settembre naturalmente in forme diverse. Ci spiace appunto annotare come ultima considerazione che la politica cittadina ha dato una risposta di non considerazione e persino disprezzo rispetto al referendum. Larghe intese PD-PDL ci sono sempre state, questo è uno dei grandi temi su cui hanno dovuto gettare la maschera e mostrare che su molti temi importanti la pensano allo stesso modo. E quindi io credo che sia più che naturale che al governo della nazione siano a braccetto. E anche a Bologna si perseguono le stesse alleanze a livello nazionale. È una scelta che fanno, probabilmente loro pensano, non lo so, che porti lontano. Noi, per il sentire che abbiamo proprio percepito in questi mesi di lavoro a contatto con la cittadinanza, pensiamo che sia una scelta che pagheranno molto, molto cara.